Buongiorno a tutti. Finalmente ho trovato il termostato smart che stavo cercando da una vita. È talmente affidabile che non ha bisogno di pubblicità e infatti l'ho dovuto pagare di tasca mia. Ma ne ho comprati ben due, uno per ciascuna valvola di zona della mia abitazione. Con l'occasione andremo anche a fare una piccola modifica al circuito elettronico per migliorarlo un pochettino. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Marca PlickC, modello Neve Pro Wi-Fi. Si abbina all'app PlickC Smart, è compatibile con Google Assistant e Alexa. All'interno della confezione troviamo un manuale, rigorosamente in italiano. Questo termostato infatti è progettato in Italia. Schermo LCD retroilluminato da 4,6 pollici e 6 pulsanti touch per il comando. Funziona con reti Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz, alimentazione 220 V, possibilità di programmare fino a 8 intervalli di temperatura ogni giorno. Il display è molto intuitivo e rigorosamente in italiano anche questo. All'interno della confezione troviamo la placca di fissaggio e i relativi tasselli. In particolare sono previste due placche di fissaggio, una per installazione fuori muro e l'altra per scatola 503. Il termostato vero e proprio viene sganciato facilmente dalla relativa placca di fissaggio attraverso degli appositi fori. È presente un connettore sul retro del termostato vero e proprio che va a collegarsi a una delle due piastre, la piastra per supporto a muro e la piastra da incasso per scatola 503. Poiché viene incassata all'interno di una scatola 503, il nostro termostato avrà alla fine lo spessore praticamente del solo display. Nell'installazione a muro, invece, oltre allo spessore del display, avremo lo spessore della piastra. Per il muro dovremo fissare due tasselli, mentre per la 503 basteranno solo le viti. Trovo molto professionale la possibilità di scegliere il tipo di installazione che più desideriamo. In ogni caso, sul retro troviamo le indicazioni dei collegamenti di input per la 220 V e di output del collegamento comune e normalmente aperto destinato alla caldaia. Nel manuale troviamo anche lo schema per il collegamento di una valvola di zona. Per l'assistenza all'installazione, questa ditta mette a disposizione un numero fisso e un numero WhatsApp per la consulenza. Il termostato naturalmente è alimentato con la 220 V perché è un termostato Wi-Fi, pertanto se non è già presente dovrà essere portata una linea dedicata sul muro di installazione. I morsetti di collegamento sono presenti su entrambe le piastre e sono identici. In pratica all'interno di queste due piastre troviamo lo stesso circuito, solo che ha dimensioni differenti. Da appassionato di elettronica vado ad esaminare il circuito all'interno di questo termostato. Apriamo questo portellino. Sul circuito stampato possiamo osservare innanzitutto il connettore di collegamento al display frontale, un diodo associato sicuramente al relè che commuta il contatto in caldaia. Questo PCB contiene anche l'alimentatore switching di cui individuiamo il relativo integrato, il ponte raddrizzatore in SMD e dall'altra parte il relativo trasformatore e condensatori di filtro. Il comando di accensione caldaia avviene attraverso la commutazione realizzata da un relè Omron a 5 V di discreta qualità. A protezione del tutto è presente un fusibile miniaturizzato da 3,15 A. Questo circuito elettronico sembra ben progettato e realizzato. I fori per l'isolamento sul PCB ne sono la testimonianza. Su questo circuito ci torneremo quando andremo ad effettuare una piccola modifica al fine di aggiungere un piccolo miglioramento allo stesso. Nel mio caso ho previsto l'utilizzo proprio della piastra per scatola 503 in modo da dare al termostato uno spessore il più basso possibile rispetto al muro. Prima di fissare la piastra ad una scatola 503 andiamo a prendere delle misure rispetto ai fori di fissaggio. Abbiamo per i fori più interni circa 7 cm,
mentre per il foro più esterno all'incirca 8 cm. Per la trapiastra fuori dal muro abbiamo minimo 6 cm, massimo 7, e per il foro più esterno all'incirca massimo 8 cm. La presenza su entrambe queste piastre di un'asola orizzontale ci permette di meglio centrare il termostato rispetto ai tasselli. Andiamo ad effettuare qualche prova su questo termostato. Ho collegato la 220 V all'ingresso, l'uscita caldaia naturalmente è scollegata. Andiamo a vedere come si comporta rispetto alle variazioni di temperatura ambiente. Nell'inserire il display sulla piastra vi raccomando di usare la massima delicatezza e non premere nella parte centrale per evitare di rovinare i cristalli liquidi. Andiamo ad accendere il nostro termostato. Le cifre sono molto grandi, il display è luminoso e le etichette rigorosamente tutte in italiano. I comandi touch permettono di programmare facilmente tutto il termostato, anche se la programmazione può avvenire tramite app smart. Una delle caratteristiche a favore di questo termostato è quella di avere diverse modalità di funzionamento. Una modalità manuale per il settaggio della temperatura, una modalità automatica, cioè basata su un calendario settimanale con al massimo 8 differenti intervalli giornalieri, una modalità vacanze e una modalità temporanea, per le quali è possibile impostare una temperatura diversa per un certo lasso di tempo. Al termine si ritornerà in modalità automatica. Andiamo a impostare una temperatura per far accendere la caldaia. Altro punto a favore di questo termostato è che possiede livelli di isteresi molto bassi, ad esempio impostando a 0,3 il livello di isteresi con una temperatura rilevata di circa 19 gradi, il termostato farà accendere la caldaia a 19,3 gradi. Viceversa, abbassando la temperatura a 18,7 gradi, la farà spegnere. Questi bassi livelli di isteresi fanno sì che il termostato è molto reattivo alle variazioni ambientali e quindi la nostra abitazione sarà scaldata più puntualmente. Bene, verificata la bontà di questo termostato PlikC, è il momento di apportare un piccolo tocco personale di modifica. La luce LED retroilluminata di questo termostato si spegne a prescindere dopo 15 secondi dall'ultima pressione di un tasto. Io invece voglio che il display rimanga retroilluminato per tutta la durata di accensione dei termosifoni. Vediamo come effettuare la modifica a questo termostato per inserire questa ulteriore funzione. Ho già svitato le 6 viti, andiamo ad aprire il termostato. All'interno possiamo facilmente individuare il microprocessore centrale, un integrato stabilizzatore presumo a 3 volt per l'alimentazione di tutto il circuito, abbiamo i contatti dei 6 pulsanti touch. Dietro questi contatti in genere è presente una molla che rileva l'energia elettrostatica del nostro dito, la amplifica attraverso un apposito integrato di pilotaggio e poi la passa al microprocessore centrale. In alto a destra abbiamo il chip del Wi-Fi con relativa antenna nella parte alta. Questo chip dialoga con il microprocessore centrale. E nello stesso microprocessore entra anche il segnale analogico proveniente dal sensore di temperatura posto nella parte bassa del circuito stampato. Questo termistore rileva la temperatura ambiente. Un piccolo transistor SMD pilota la retroilluminazione. Il suo collettore è infatti collegato ad un contatto con etichetta K che sta per catodo, che credo sia il catodo dei LED di retroilluminazione. Dall'altra parte del circuito, infatti, in corrispondenza dell'alimentazione 3 V, troviamo l'anodo che serve per alimentare i LED attraverso una resistenza da 33 ohm. Prima di effettuare qualunque modifica, verifichiamo la mia ipotesi attraverso l'utilizzo di questo LED bar tester, un dispositivo che serve per testare i LED in serie su qualsiasi tipo di lampadina. Questo dispositivo è stato oggetto di un mio video precedente che vi invito ad andare a vedere.
Si tratta in pratica di un alimentatore che arriva fino a 52 volt con in serie una resistenza di limitazione della corrente. Andiamo ad accendere questi LED, positivo sull'anodo, negativo sul catodo, e i nostri LED infatti si accendono. Fatta questa prova, non ci rimane semplicemente che collegare la base di questo transistor che comanda l'illuminazione dei LED al segnale che comanda l'accensione del relè posto sulla piastra muro, prelevandolo dal relativo connettore di collegamento. Per individuare questo pin ci basterà semplicemente andare a ritroso sul circuito a partire dal transistor di commutazione del relè. Dalla base di questo transistor andiamo indietro fino al pin corrispondente sul connettore di collegamento. Verifico che questo pin sia effettivamente collegato alla resistenza SMD di comando del transistor con l'utilizzo del mio tester di continuità fai da te, oggetto di un mio video precedente che vi invito ad andare a vedere. Un tester in grado di riconoscere anche le giunzioni. Qui in alto a destra vi lascerò il link a questo ennesimo progetto fai da te. Bene, una volta individuato il pin sul mio circuito stampato, non mi rimane che effettuare le saldature. Per effettuare questo collegamento però vado ad utilizzare un diodo 1N4148. Questo diodo consente il passaggio della corrente solo verso il transistor di commutazione dei LED di retroilluminazione e impedisce quindi che l'accensione dei LED possa commutare il relè di accensione caldaia. Vado a saldarlo alla base del transistor SMD a valle della resistenza di pilotaggio. In questo modo la retroilluminazione rimarrà accesa anche dopo che il microprocessore l'avrà spenta grazie al segnale di pilotaggio del relè di accensione caldaia. Per il tramite di una interposta resistenza da 10 kΩ che permette di non sovraccaricare troppo la base del transistor di commutazione del relè. Con un collegamento diretto infatti il relè di accensione caldaia avrebbe potuto non accendersi per mancanza di sufficiente corrente. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link agli attrezzi utilizzati nei miei video e per l'acquisto del termostato, acquistando dal quale contribuirete a sostenere il mio canale. Se vi piace questo video non dimenticate di mettere like e valutare l'iscrizione al mio canale. È il momento di rimontare il tutto ed effettuare un primo test di verifica. Imposto una temperatura più alta per far accendere la caldaia e verificare che la retroilluminazione rimanga accesa durante tutto il ciclo di riscaldamento. Per meglio testare il tutto vado a toccare un'ultima volta il display e faccio partire il relativo timer. Al termine di questi 15 secondi, se tutto funziona a dovere, il mio display dovrebbe rimanere retroilluminato, acceso quindi, perché la caldaia è accesa. I 15 secondi sono trascorsi e il display rimane acceso. Il mio intervento di modifica della retroilluminazione sembra funzionare correttamente. Per maggior sicurezza però dobbiamo effettuare una controprova. Abbasso la temperatura, spengo la caldaia, ultimo tocco, parte il timer e vediamo se al termine il display illuminato si spegne. Allo spegnimento saremo certi che la modifica è riuscita correttamente. In questo modo, ogni qualvolta i termosifoni saranno accesi, anche il display sarà retroilluminato. Non rimane che rimontare il tutto e andare a installare questo fantastico termostato PLIC-C. Ho fissato le due viti alla scatola 503. Poiché il mio impianto prevede due valvole di zona, ho collegato la valvola del piano. Vi ricordo che la valvola di zona viene commutata all'accensione dal termostato e che prevede una seconda uscita che va a commutare l'ingresso termostato presente in caldaia. In presenza di due o più valvole di zona, tutte queste uscite andranno collegate in parallelo e collegate all'ingresso termostato in caldaia.
Una volta fatti tutti questi collegamenti del caso, sono pronto per inserire il mio display a parete e verificare il corretto funzionamento del mio nuovo termostato smart. L'installazione su scatola 503 permette di avere un profilo più sottile e conferisce al termostato un tocco di eleganza in più. La programmazione può avvenire sia con i comandi touch sia attraverso l'utilizzo dell'app ClickC Smart disponibile per iOS e Android. Ho installato due termostati per le mie due zone di riscaldamento. Una volta selezionato uno dei due termostati, è possibile andare a impostare manualmente la temperatura con il relativo cursore circolare. Nel fare questo, il programma passerà da automatico a manuale. A questo punto possiamo anche impostare un intervallo di durata di questa temperatura straordinaria. Trascorso il termine, la temperatura tornerà alla programmazione automatica impostata. Nella parte bassa, oltre a queste spie, abbiamo anche pulsanti che consentono di accendere e spegnere il termostato e di modificare il programma settimanale. Ogni giorno quindi può essere impostato con al massimo 8 intervalli di temperatura diversi per ciascun giorno della settimana. È possibile copiare i programmi tra giorni diversi per non riscrivere da capo ciascun intervallo. Questo termostato è molto intuitivo. Orari e temperature sono facilmente modificabili grazie allo scrolling. Per concludere, nelle impostazioni possiamo settare la modalità riscaldamento o raffreddamento, la temperatura massima e minima, possiamo calibrare la sonda del termometro, inserire la funzione antigelo con la relativa temperatura e impostare il differenziale termico o isteresi da 0,2 gradi a 2 gradi massimo. Nei menu dell'app sono disponibili anche dei grafici giornalieri che permettono di monitorare l'andamento della temperatura ambientale. Questo termostato, che può essere comandato tramite Google Assistant o Alexa, prevede anche la possibilità di impostare degli scenari con delle condizioni geografiche o meteo, al verificarsi delle quali si accenderà la nostra caldaia. In descrizione troverete un link per l'acquisto, acquistando dal quale contribuirete a sostenere il mio canale. Vi ricordo che questa recensione è fatta senza nessun tipo di compenso per il sottoscritto. Bene amici, anche per oggi è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a mettere like, iscrivervi al canale e vi do appuntamento alla prossima volta.